Nel video precedente abbiamo ricavato la simultaneità relativa nel caso di due eventi, l'accensione delle due lampadine che erano simultanee nel sistema di riferimento, diciamo in moto, quindi del treno, e non lo erano nel sistema di riferimento della stazione, avvenendo in due tempi diversi. In questo video invece ricaviamo di nuovo la simultaneità relativa, sempre applicando le trasformazioni di Lorentz, però stavolta prendiamo due eventi che sono simultanei alla stazione e non lo saranno nel treno. I due eventi possono essere per esempio l'accensione di due lampadine simultaneamente alla stazione all'istante t uguale a 0 in due posizioni diverse, cioè A e B. Questo esempio l'avevamo già visto in un video precedente, con un treno che viaggiava alla velocità di radice di 3 su 2 c, che è circa l'86,6% della velocità della luce, il fattore di Lorentz gamma vale 2, e le due lampadine si accendevano un metro a destra e un metro a sinistra rispetto all'orologio centrale della stazione e simultaneamente all'istante t uguale a 0 della stazione. Perciò scriviamo la trasformazione di Lorentz per gli intervalli, per l'intervallo di tempo in particolare, e è la trasformazione diretta attraverso la quale noi vogliamo ricavare quanto tempo passa fra l'accensione delle due lampadine viste dal treno in moto, sapendo che visto dalla stazione questa accensione di lampadine in A e B è simultanea, quindi TA uguale TB, e non c'è intervallo di tempo tra queste due accensioni secondo la stazione. Però c'è un intervallo di spazio, cioè le due lampadine si accendono in due posti diversi che sono distanziati di 2 metri, XB meno XA. Questo delta X è la distanza fra queste due lampadine e sono 2 metri. Di conseguenza, proprio per la presenza di questo delta X, differenza di posizione alla stazione, non sarà zero l'intervallo di tempo tra l'accensione delle lampadine visto dal treno. Andando a sostituire i valori, B radice di 3 su 2 e gamma uguale a 2, otteniamo un intervallo di tempo di B' meno TA' che è il doppio di 5,8 microsecondi. Quindi vediamo che due eventi che sono simultanei alla stazione, queste due lampadine che si accendono, non sono più simultanei se visti dal treno, ma sono separati da un intervallo di tempo e inoltre, per colpa di questo segno meno, la lampadina che si accende in B, cioè la lampadina più a destra delle due, verrà registrata a un tempo minore. Infatti questo delta T' per colpa del segno meno è negativo, vuol dire che TB' è minore di TA'. Cioè visto dal treno si accende in ritardo la lampadina in B. Infatti se questo intervallo di tempo è negativo per colpa di questo segno meno, vuol dire che TB' è minore di TA'. Quindi l'accensione della lampadina è vista da B' a un tempo minore, quindi è in ritardo, rispetto all'accensione della lampadina in A'. Questo è in accordo con il disegno che già conosciamo e con il fatto che l'orologio in testa al treno è in ritardo rispetto all'orologio in coda. Quindi le accensioni delle lampadine sono simultanee alla stazione, ma invece nel treno l'accensione della lampadina B avviene in ritardo, mentre invece l'accensione della lampadina A è registrata in anticipo da questo orologio. In conclusione, due eventi che alla stazione sono simultanei, delta T uguale a 0, non sono simultanei nel treno. La colpa è del fatto che i due eventi alla stazione accadono in due posti diversi. Quindi, malgrado delta T sia 0, eventi simultanei alla stazione, ma gli eventi non sono simultanei nel treno perché avvengono in due posti diversi della stazione, delta X diverso da 0. Questi sono i due posti diversi.